Eccoci. Buon pomeriggio a tutti, ci siamo, mentre qui in chat vedo che ci sono già scambi di... Come inizia? Stai iniziato, amico? Ecco qua, siamo partiti. Buon pomeriggio a tutti. Vediamo se non vedo. Vediamo se tutto è a posto con la... frattempo non vedo l'occhio, eccolo qua, l'occhio. Dovremmo esserci, speriamo che tutto vada bene. E nel frattempo, voglio ringraziare tutti i ragazzi che sono stati, siamo stati con cui sono stati insieme, che sono stati presenti alla live di sabato scorso con Alessandro De Concini, che è stata una bellissima live. E se non credo che sia all'ascolto, ma qualora sia all'ascolto, Alessandro, se sia all'ascolto, lo saluto. Mentre siamo arrivati tutti, vedo che è arrivata anche la prof Silvia, con la quale tra poco saremo in diretta. Saluto Michele, saluto Giacomo, saluto Helper, Mario, che visto che era già prima, ovviamente. Giuseppe, che non poteva evidentemente mancare a questo imperdibile appuntamento, c'è anche Antonio Mantovani, che oramai è un ospite fisso, direi quasi, dei post di tutti i video presenti, no? Mi ha detto pure che sono un casinista, insomma, Antonio Mantovani ne ha per tutti i colori, per tutti, insomma, no? Mi ha dato del casinista. Ho visto un post dove dicevano: ma dovrebbe fare un libro proprio. Antonio Mantovani diceva: no, ma questo è un casinista, insomma, niente, insomma. Antonio Mantovani li boccia tutti, è un picconatore alla Francesco Cossiga dei bei tempi, insomma. Saluto intanto, saluto Danny Pellegrino, The Channel of Raff è arrivato, Federico, purtroppo, tifoso della Roma, eccolo qui, non può mancare anche lui, grande Federico, ciao. Bruno Berretta, eccolo qui, anche lui non manca. Marco Casale, eccoci qua. Antonio Mantovani ride, ma Antonio, c'è poco da ridere. E sei uno che quando picchia, picchia forte, ma siamo come l'equazione di ingegneria. Saluto Davide, che mi scrive: manca il fenomeno dei post, ma è Davide il fenomeno dei post. Forse non l'avete capito, ma è lui che entra, no? Sotto vari alias, insomma, così. E quindi niente, ci siamo tutti. Spero, saluto anche Alessio 491, che non ho salutato, Mario l'ho salutato, Michela Storri pure, Giacomo Gulisano anche. No, questi sono le vecchie chat di oggi con la prof Silvia. Tra poco, beh, io direi a questo punto beh, visto che ci siamo, Alessandro De Concini l'ho ringraziato, e ho ringraziato tutti. Direi che non manca nessuno. Direi a questo punto, cara Silvia, ti mando il link. Vediamo, mi collego così, ti mando il link e così ti metto subito in live. Vediamo di riuscire a farlo. È un'operazione che per me richiede parecchi minuti, direi. Ecco qua. Mentre voi tranquillamente scrivete pure, fate come se foste a casa vostra, ecco qua. Ci siamo. Mentre saluto Federico Campagna, che mi dice di essere uno studente di Tor Vergata, professor Zammit, che Ugo Zammit, credo che sia professore di fisica. Federico, eh sì, consigli, che ti devo dire? Beh, quello che posso dirti è, come ho detto tanti, di seguire i video del canale Questioni di Fisica, perché trovate tutto quanto. Adesso, tra l'altro, sono da poco iniziati, stiamo appena iniziando con i corpi rigidi. Saluto Mattia Tasi, buonasera a te. Quindi, caro Federico, ti posso dire di seguire, e ricordo a tutti, volevo dirlo perché ovviamente... Mentre Davide parla dell'esistenza della banderuola, sì, l'esistenza sul calcolo dell'energia cinetica di stamane, lo ricordo a tutti, prima che la prof Silvia si colleghi, lo ricordo a tutti, dovete sapere, perché ancora molti non lo sanno, ma una cosa che veramente mi lascia, non dico che mi fa imbufalire, ma mi lascia veramente con l'amaro in bocca e anche perplesso,
Sì, Federico, lo conosco, però, no, lo conosco, so chi è Ugo Zammit, dico che lo so chi è. No, ragazzi, voi mi stupite perché io sono dal 2000, sono 8 anni, no, 20 anni che faccio, sono 8 anni che c'è il canale e molti di voi, non voi della chat, intendo, ma molti di voi non sanno che c'è un sito dove potete andare. Sì, non sarà un sito alla Marco Montemagno, cioè, non sarà un sito alla Alessandro De Concini, ma è un sito dove uno clicca e va a guardare i video. Mi stupisco come non, è, come non sia possibile, mi stupisco come non, molti non sappiano che ci sono le varie sezioni. Mi sembra abbastanza chiaro. Io credo l'italiano di parlarlo bene e di scriverlo bene. Poi, tra l'altro, la maggior parte dei ragazzi sono ragazzi che stanno sempre lì, no? Stanno sempre così, ta, 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 a smanettare col telefono, ma non trovano niente, no? Quando c'è quello, ragazzi, la descrizione del link, ma guardate la descrizione del link, c'è tutto in descrizione. Cioè, io mi impegno tanto affinché tutti sì, siate, no? Partecipi, comunque possiate vedere, ma non lo so, non, evidentemente so sbaglio qualcosa io, insomma, sono io che sono un dinosauro, ma riesco a trovare tutto, insomma, questo è. Quindi sappiate, non è ferita Federico, ovviamente, sappiate che se andate nel canale e avete un minimo di pazienza a guardare tutti gli argomenti, trovate tutto, insomma. Su YouTube effettivamente è un po' incasinato, come direbbe Antonio Mantovani, è un po' incasinato perché YouTube non è che mi consente di fare quello che, no, di fare tutto. Ovviamente il sito è apposta fatto per voi. Attendiamo che, grazie Antonio, grazie del complimento. I complimenti da parte tua sono sempre una cosa molto preziosa, quindi me li tengo stretti. Aspettiamo che arrivi, la prof Silvia, sperando di aver mandato a lei il link e non a qualcun altro a questo punto, ma credo di sì. Mi raccomando, invito Silvia a non mettere più dispositivi, altrimenti ci sarebbe un ritorno clamoroso come la volta scorsa. Quindi mi raccomando, metti un solo, vedici direttamente da un solo dispositivo, poi intanto eventuali insulti sarò io a bloccarli e a cancellarli. Saluto Davide Garau, dalla Sardegna sicuramente. Devi sapere che ho un amico famoso a Sassari che era un picchiatore, un ragazzino, cioè, era un bullo. Alberto Garau, no, tu sei invece Davide Garau, assolutamente no. Quindi boh, mi metto sto Garau, sto cognome. Buon pomeriggio, plebe, addirittura, fenomeno dei post, che se continua a fare queste cose io lo blocco, caro fenomeno dei post. Tu sarai pure un fenomeno, io ti blocco. Stai attento. Federico, no? Parlo di dieta, mentre saluto Fausto, 1972, buon pomeriggio a te. Niente, fa piacere, Denny, che apprezzi il lavoro. Vediamo stiamo attendendo la prof Silvia, mentre vediamo Silvio Silvestri mi saluta. Saluti, volevo chiederle a breve, inizia il secondo semestre per la facoltà di ingegneria, ci sono 4 esami, io ho anche fisica arretrato, qualche consiglio? Mettiti ovviamente quelli arretrati, dagli la precedenza, perché sennò uno agli esami arretrati, metti fisica in prima linea e poi ovviamente cerca di seguirli tutti i corsi e a quel punto poi ti dovrai organizzare seguendo i corsi e continuando a studiare fisica e almeno un altro esame. Mentre saluto anche, mentre Antonio Mantovani chiede come sia andato l'esame di fisica, qualcuno nella live, mentre adesso faremo apparire a secondi la prof Silvia. Saluto, ecco, Michele Carbone che dice che ha preso 27 all'esame. Il fenomeno del post che, ecco qua, saluta. E a questo punto, cari ragazzi, eccoci. Oh, finalmente! Dovrebbero essere problemi Finalmente! direttamente dal suo studio, dal Finalmente! suo ufficio. Ecco qua la grandissima prof Silvia, la mitica, eccoci qua. Come sta, prof? Come sta? Saluto anche con la Oggero, che chiede se si può preparare, secondo lei, un'analisi 1 in 7 kg in 7 giorni, 7 settimane, sì. Beh, penso di sì, che si possa preparare, 7 settimane, saranno quasi 2 mesi, penso si possa. Come sta, prof? Mi sente? Sì, io ti sento, mi sentite? Sì, noi ti sentiamo, Perfetto, va ti eravamo bene. distratta, allora Ho ti vediamo acceso tutte le luci, non vedo commenti, comunque va bene.
No, commenti di che tipo? Commenti negativi? Commenti vostri. Ah, non li vedi, non ti preoccupare. Cioè, devo scegliere tra scrivere e leggere. Non ti preoccupare, sono tutti commenti buoni, quindi non... Sì, sì, va bene, va bene. Non temere, abbiamo qui... Non lo so, tutte le volte è diversa sta cosa, ma che è? Non lo so, non so più. Non ti preoccupare. Guarda, per una vecchietta come me è già tanto se ho le luci, ho acceso tutte le luci, se no mi dicono che sono, c'ho due paia d'occhiali, guarda, una cosa, mi sento un'ecologa, oh, ci sono stati due cortocircuiti in questa casa, lo sai il perché? Ti saluta Fausto che ti dà il buongiorno, grazie. Ti saluta poi The Channel of Raf, che di cui non conosco il nome, ma dice che commenti negativi da consiglio non ce ne sono. Grazie. Ah, una cosa per te, Marcello. Guarda, una cosa per te. Ecco, cosa abbiamo per me? Qualcosa da mangiare? Non pensavo qualcosa da mangiare. No, non è da mangiare, aspetta. Oh, eccola! Eh sì, questa la dobbiamo... Sì, adesso... Aspetta. Eh sì, questa è un libro tedesco, lo so. Questo è un testo di equazioni differenziali, eccolo là. Leggi il titolo, se ce la fai. Differenza Glinghungen, no? Differenza Glinghungen. Mato d'un Lusungen. C'è qualcuno che conosce, se qualcuno in chat, forse Antonio Mantovani, probabilmente conosce il tedesco, mi verrebbe in mente questo, no? No, che Fausto, sai che ti dice? Ti fa un complimento. Ti dice: la professoressa ha gli stessi modi di fare della grandissima Margherita. Grazie, lo prendo come un complimento perché l'ho conosciuta di persona. L'ho conosciuta di persona e pensa, la professoressa Hack era nata a Firenze in via 100 Stelle. Lo diceva io, questo lo sapevo. L'avevo letto questo fatto. Un destino. Tra l'altro via 100 Stelle, non so se si chiamasse così perché c'era una polveriera che era esplosa, quindi forse era per quello. E, l'ho conosciuta e... Che bello! Guarda, sono contentissima come se l'avessi preso io. Beh, che poi non è assolutamente un voto da... Beh, accidenti, 28, ci mancherebbe, è un voto più che buono. Vedendo il programma, i problemi, tutto quanto, insomma. Se l'ho aiutato, io sono contentissima, veramente. Beh, immagino di sì, perché dice grazie professoressa, io... Professori, ora io... No, so. Anche te, perché se non ci sei, non c'eri te a montare tutti i cosi. Non è che... Allora, io oggi ho questo, poi c'ho anche una spilla. Non so se... Allora, in questa spilla, però, bisogna me la tolga. Possiamo inquadrare al nostro operatore. Dario, sì. Allora, non so se si vede, aspetta. Ecco, mettila verso la web, sì, se c'hai, sì, eccola, sì. Qua, una bella spilla, è d'oro tra l'altro? Sì, ma devo... Una spilla d'oro. Cosa c'è scritto? Aspetta. No, se la vediamo. Dici cosa c'è scritto che tra l'altro... Ah, oh, avete visto? Ma quella, Giuseppe, dove sei qua? Hai letto? Giuseppe, dove stai? Dove ti trovi? Guarda un po', Avete visto? È una equazione differenziale quella, eh? Avete visto? Guardate. L'equazione differenziale è... Ora cerco... Giuseppe. È quella che farò io tra poco. Ecco, Mario infatti subito che è attentissimo, dice... Un'equazione differenziale, sì, ma intanto non è ordinaria. Quale, no? L'ho già affrontate, Mario. Sì, l'ha affrontata, lo confermo, Mario. Metterla che non ci sia... Allora, vedete che c'è il simbolo di derivata parziale? Sì, ovviamente, no? Cos'è? Nessuno l'ha riconosciuta, eh? Ma Mario dice energia potenziale. Ma no! Lo so, c'è la U, ma non c'entra niente. Non è un potenziale la U. Antonio, aspettiamo te. Me la rimetto, eh. Ragazzi, scrivi boccia la prof, No, questo, allora, è difficile riconoscerla così, però così è quella che scrivevo io
nei miei articoli. Equazione derivata parziale. Bravo Giuseppe, buongiorno. Mario scrive. Davide, eccezionale! Il teorema del trasporto, eccezionale! Davide, cos'è il fenomeno dei post? No, questo l'ho detto io. No, io No, ho dato Davide, il teorema del trasporto. sì, è giusto, Leggi. corretto. Lo mettiamo Giusto, corretto, sì. giusto, giusto. Giustissimo. Giustissimo. Mario scrive: il Giustissimo. segno meno indica che sia mista, no? La domanda. Aspetta, aspetta. Che sia misti che. Allora, Ma la U è una concentrazione di particelle perché io mi sono sempre occupata di trasporto di neutroni. Però ci si può mettere la V e basta e mettere la densità, il teorema del trasporto. Allora, Alessio Figalli. No, Alessio Figalli no, io no, no, tra me. Allora, Alessio Figalli è un grande, ha vinto la medaglia Fields quell'anno, quest'anno. Tra l'altro, siccome ha vinto la medaglia Fields, non è in Italia, ma è in Svizzera, perché l'Italia, come sempre, no? Riconosce i geni. Che se la tira, vabbè, insomma, se avessi vinto la medaglia Fields me la tirerei anch'io, Va via, Lo sapete perché non c'è il Nobel per la matematica, vero? Lo sai, Marcello, vero? E Io non sì, ci lo sarà so, mai, glielo loro non perché ci non sarà mai, perché Nobel o Nobel, che dir si voglia, non aveva in simpatia i matematici. C'è una leggenda metropolitana su questo. Se volete ve la racconto. raccontacela, perché tu questa me l'hai già raccontata, ma io non dico niente, io ascolto. Allora, pare che Nobel non era sposato, quindi non era la moglie, ma avesse un amante o una fidanzata, non so, la quale cadde Buon vittima di un... svedese, qual è? Qui in quelle parti sono aperti di mentalità, quindi probabilmente, no? Nel 1800, quant'è? Non Lì. ricordo ora gli anni precisi di Nobel, non lo so se erano tanti aperti. Insomma, fatto sta che questa qui, esatto, Andrea, esatto, questa qui si innamorò di un matematico che era un grande matematico ed era, pare, anche un gran bell'uomo. Io ora ho visto dei ritratti, però non so. Come fosse lo standard di bellezza Erano adesso, ma parametri diversi al tempo, sì, quindi. ecco, esatto. E questo si chiamava Gösta Mittag-Leffler. Ha fatto dei teoremi sulle matrici. Che non è poi uno famosissimo, diciamo, di quelli No, proprio. è famoso, nel suo campo è famoso. Ci sono dei teoremi di Mittag-Leffler. Io li ho conosciuti prima di sapere la storia, quindi. Allora, era svedese sto tizio, ovviamente. Se ci fosse stato il Nobel per la matematica, l'avrebbero data a lui, perché era sì, e beh, tipo dei matematici, vabbè, lasciamo Era stare. rampa di lancio in quel momento. Insomma, questo era un bell'uomo e ci capiva di matematica, quindi probabilmente avrebbero in qualche modo spinto per darla a lui. Pare che questo qui se la intendesse con la moglie, amica, amante, fidanzata, non lo so che, di Nobel, per cui lui ha detto che mai e poi mai avrebbe Finché io vinto sarò il in Nobel per la vita, io matematica. ai matematici niente. Zero. Niente. Diciamo, questa è una leggenda metropolitana. Di fatto il Nobel per la matematica non c'è. Nobel non aveva simpatia per la matematica. Questi sono fatti, insomma, ecco. E né ci sarà mai. Infatti, il famoso John Nash ha vinto il premio Nobel per l'economia, perché le sue ricerche di matematica hanno sulla teoria dei giochi, no? Sulla collaborazione, queste cose qui hanno avuto impatto per l'economia. Ma c'è il Nobel per la pace, c'è il Nobel per la letteratura, quindi anche non scienze, Diciamo però che ci sono altri premi, però come il Fields, mi sembra, no? Per la matematica ci c'è sono la altri. medaglia Fields, però la medaglia Fields viene data ai matematici che hanno meno di 40 anni.
come racconta il buon di Freddy, sì, lo raccontano infatti, sì. Andrew Wiles, che ha dimostrato l'ultimo teorema di Fermat, era del 1950, cioè era, non è molto. Allora, è nato nel 1953. Lui la dimostrazione, la prima dimostrazione, la presentò nel 92 e quindi avrebbe vinto la medaglia Fields, se non che in questa dimostrazione c'era un errore. Un errore, sì, sì. Lui rivide tutta la dimostrazione insieme al suo direttore di dipartimento, che ora non mi ricordo il nome, e la pubblicò nel 95, nel 96. Insomma, fatto sta, c'era un milione di marchi per chi, di vecchi marchi però, per chi risolveva l'ultimo teorema di Fermat, e quelli lì Andrew Wiles l'ha preso, però con la svalutazione. Con la svalutazione ha preso poco, perché Fermat, che tra l'altro era un matematico, era un avvocato, non era un matematico. Era un giudice, sì, ma era un militare anche, cioè lui faceva matematica per hobby. Queste storie le conosco grazie a Odi Freddi. E al libro, se l'hai letto, di Sink, l'ultimo teorema di Fermat, che è molto bello, è tipo un giallo. Di Steven Singh, sì, Simon sì. Singh, insomma, Singh, alcune cose le è so. È molto bellino. Però, allora, per dimostrare il teorema di Fermat c'è bisogno di nozioni che sicuramente Fermat non aveva, quindi chissà. Ma il teorema della meccanica, guarda Mario, ultimamente, ma negli ultimi 20 anni, insomma nel 96 hanno dato la prima medaglia Fields a un matematico sulla fisica matematica, sulla meccanica, insomma, vabbè, perché anzi a due, a Di Perna e Lyons, però Di Perna era morto, forse per la fatica, non lo so. Lyons no, era appunto giovane. E perché avevano dimostrato l'esistenza delle soluzioni dell'equazione di Boltzmann, quella intera, cioè non linearizzata, non con particolari condizioni iniziali, cioè c'erano risultati, proprio in generale, l'esistenza in grande, cioè per qualunque tempo. E l'articolo è bello coso. Io per capirlo, mi hanno fatto un ciclo di seminari su questa cosa. Quindi non è una cosa da poco, insomma. Poi l'hanno data anche a un altro che conosco, un francese, sulla teoria cinetica dei gas. Anche lui lo conosco, è sempre vestito di nero e sembra uno dei fidanzati di Peinet, sai, quelli col cappellino nero, è lui, Cédric Villani, anche lui lo conosco in insomma di persona, ecco. E ho conosciuto anche questo di Boltzmann a un convegno, tra l'altro è molto bello, sì, era un bel ragazzo. Anche lui svedese, no? No, è francese, figlio di un francese famoso, perché i Lyon sono due, uno si chiama Pierre-Louis e uno Jean-Louis, io non mi ricordo mai qual è il padre e qual è il figlio, comunque sia il padre che il figlio hanno avuto... Grazie. Fisica, matematica. Grazie al suo in bocca al lupo sarà perché ha studiato. Io sono un po' superstiziosa. Oggi sono vestita di viola, ma la superstizione non c'entra nulla, perché viola le viola. Gabriele ti sta offendendo, perché ti fa una domanda. Guarda che offesa. Sono dei fisici, stiamo buoni qua. No, allora, no, con tutto il rispetto, io sono un matematico. Si vede, si sente, si vede. Credo che si veda. No,
ma non è che voglio, sono un matematico, un fisico matematico, ma matematico. E come dicevo sempre ai miei studenti, nelle parole fisico matematico, fisica è un aggettivo. Chiedono scusa subito, sono subito scusato. No, no, per carità. C'erano, per esempio, il mio maestro era laureato in fisica. Ci mancherebbe altro adesso. Però insegnava corsi di analisi funzionale. Giuseppe ti fa una domanda. Beh, insomma, qui abbiamo, signori, qui abbiamo una personalità che risponderà a tutte le domande che... Dice che non se esistono le equazioni differenziali in ambito complesso, ti chiedo. Non l'ho mai sentite. Però il fatto che io non l'abbia mai sentito non vuol dire niente, eh? Non vuol dire nulla. Io ho mai incontrato, ma io veramente non io è non che... Non l'ho mai sentite, però... Se non l'ho mai sentite la prossima, ragazzi, fidatevi, insomma... No, no, fidatevi, io non l'ho mai sentite, però magari ci sono, non lo so. Giuseppe... Come diceva Socrate, saggio è colui che sa di non sapere, quindi io non so. Quindi, ammetto la mia ignoranza. D'altra parte anche De Concini ha ammesso la sua, no? Dice io di matematica non so nulla, per forza ha fatto il liceo classico, io lo so quanta matematica sa lui. Se avesse saputo tutto anche di matematica l'avremmo... No, se avessi di linguistica quello che sa lui sarei contenta, ma ci mancherebbe. No. Allora, ho esordito con questo libricino che non appena mi riaprono la copisteria provvederò a fotocopiarlo, a mandare un pacco all'ingegner Cerroni. Sì, perché loro non sanno, io ti invito... Loro non sanno la storia. Ti invito a raccontare la storia. Ora comunque... la racconto la storia, perché fa parte della mia vita e la mia vita è un po' avventurosa. Quindi... Io questa storia, io volevo solo dire una cosa, così poi la lasciamo raccontare. Io la storia l'ho letta una domenica e devo dire che mi ha appassionato molto, è una bella storia, mi è piaciuta molto. Ah, gliel'ho scritta e mi ha detto che l'ha letta anche alla sua moglie. Storia è molto interessante perché era la domenica, per intenderci, del video di Pausa Caffè sulle macchine, sui software, insomma, sulle calcolatrici. Sì, sui software, Allora, io nel 96 partecipai, cioè non nel 96, nel 98 partecipai a un convegno di matematica applicata e presentai un articolo sulle soluzioni esplicite di un'equazione differenziale che era derivata da un'equazione che serviva per valutare i titoli delle opzioni finanziarie. Allora, se volete vi dico in due parole cosa sono le opzioni, ma tanto per sapere di che cosa si sta parlando. Qui ci sono tutti interessati, quella è una cosa che interessa a tutti. Si fanno i soldi, sì, lo so, ma io non... Allora, le opzioni finanziarie sono delle cose, perché io ora non mi so esprimere in termini economici, allora, sono delle cose che uno compra per avere dei diritti. Allora, si chiamano call... come chiamare, options, oppure put options. Allora, le call options danno il diritto di poter comprare delle azioni a un certo prezzo. Allora, per esempio, le azioni, io gli feci a Marcello l'esempio delle azioni Finmeccanica, ora non so se sono aumentate o diminuite, quando le guardai io costavano 8 euro e qualcosa. Allora, supponiamo che siano 8 euro. Io ho l'opzione di poterle comprare a 5. Quindi le compro a 5 euro, le rivendo a 8 euro e ci guadagno. Ovviamente queste opzioni hanno un costo che ne va tenuto conto quando uno fa questa operazione. Invece le put options sono opzioni a vendere. Quindi funzionano al contrario. Quindi se io... c'ho un'opzione a vendere le Finmeccanica a 15 euro, le compro a 8, le rivendo a 15 e ci guadagno. Quindi sono al contrario, cioè uno gioca a rialzo, quell'altro gioca di basso. Allora, per prezzare queste opzioni, questa è l'unica cosa di economia che so, perché per il resto io sono
Sono un asino totale in queste cose e lo riconosco. C'è un'equazione che è stata fatta da due tizi che si chiamavano, uno dei due è morto, non mi ricordo quale, Black e Scholes. Allora, questi tizi hanno preso il Nobel per l'economia nel 96. Allora, questa equazione di Black e Scholes, insomma, è stata poi in tutte le salse, è stata studiata, è stata modificata, perché poi queste opzioni ci sono di vario tipo, alcune hanno una scadenza, nel senso che uno deve esercitare il diritto a vendere e comprare entro un certo periodo, insomma, ci sono vari tipi di cose e ci sono di conseguenza vari tipi di equazioni. Allora, di questa equazione che serve per prestare... È un'equazione differenziale stocastica, giusto? È una stocastica, sì, ma è stocastica, però è stata a cercare, si è andata a cercare. Guardate, è stocastica, però si può ricondurre a un'equazione normale. È a derivata parziale, ma un'equazione normale, insomma, perché... Quello che c'è di stocastico è la volatilità del prezzo, insomma, le varie cose che ci sono nell'economia, perché naturalmente, cioè a seconda del momento, uno deve fissare determinati parametri. Allora, comunque, diciamo, è un'equazione a derivate parziali. Quella di partenza di Black e Scholes non è difficile, perché è un'equazione del calore. E tutte le volte che si diffonde qualcosa, si mette quella che... però le varie modifiche erano più complicate. Allora, gli analisti avevano dimostrato che esisteva la soluzione. Io volevo andare più avanti e volevo far vedere che era una certa cosa. La forma esplicita, la forma esplicita. La soluzione esplicita o comunque una via per trovare una soluzione esplicita. Allora, con i miei magheggi ero riuscita a trovare un'equazione differenziale ordinaria la cui soluzione era la trasformata di Laplace della soluzione quella di Black e Scholes, insomma. Il che non era male già di per sé come risultato, ma io volevo vedere proprio qual era la soluzione, no? Allora, prendo questa equazione, a me sembrava un'equazione famosa di tipo Bessel. Per intendersi, l'equazione di Bessel, ma ero scritta da qualche parte, insomma è tipo un'equazione di moto armonico, è un'equazione del secondo ordine a coefficienti non costanti, tipo i squadro y secondo più xy primo più y quadro meno alfa quadro y uguale 0, e a seconda di quante alfa è il valore, la soluzione si chiama funzione di Bessel di ordine alfa. Quindi alfa è un numero, se ci metto 1 è J1, se ci metto 0 è J0, eccetera, eccetera. No, non mi sta traviando, io queste cose le facevo 30 anni fa, dai. Allora, Antonio, ma quale Draghi? Oh, ma che scherziamo? Dai, dimmi. Ma quale Draghi, Antonio? Per piacere. Allora prendo questa equazione e siccome io non sono molto tagliata per le cose numeriche, vado da una mia collega molto più giovane di me che insegna ancora a Siena calcolo numerico e gli dico: guarda, mettimela su MATLAB questa equazione, così si vede la soluzione. E lei me la mette su MATLAB e... Sì, Davide, stiamo parlando della Black Scholes, ma delle modifiche, perché la Black Scholes è abbastanza, diciamo, tra virgolette, semplice. Mette su MATLAB, il risultato MATLAB è: non esistono soluzioni. E MATLAB su questo ci aveva pagato. Ora, MATLAB, quando dice non esiste soluzioni, la prof è un drago, grazie, bacio. Le uguale anche Wolfram Mario è la stessa cosa, poi ti spiego il perché. Allora, comunque nel 96 non c'era solo MATLAB.
se non c'è, cioè se la soluzione non si può scrivere in termini finiti, cioè mi spiego, l'equazione del pendolo non ha soluzione in termini, come si suol dire, di quadrature, perché è un'equazione del punto phi due punti più una costante per sen phi uguale zero. Viene una serie, viene qua, però coso, MATLAB te la dà, cioè ti dice, si dice come fai. Quindi quando ti dice non c'è, vuol dire non ce l'ho in libreria, non la Non trovo, non esiste, si dice, può non la trovo, sì, trovare, non la trovo. il che non era possibile perché era Perché stata avevamo dimostrata dimostrato che che c'era. c'era, no? Esatto, e quindi e la dimostrazione era giusta, era già uscita sulle riviste, quindi non era possibile. Poi io avevo trovato questa dimostrazione che con la trasformata e la soluzione di questa equazione, quindi non era possibile, insomma, che non ci fosse. Allora che faccio? Vado dal mio vecchio professore d'analisi, che all'epoca aveva 75 anni ed era già in pensione, perché ora i Come si professori vanno in pensione a 70 può fare anni. nome e Roberto Conti è cognome? morto. No, una piccola precisazione. Venerdì prossimo ci sarà un esame di informatica, ingegneria della sapienza, e il professore è proprio Roberto Conti, si chiama così. No, ma non è lui, ma non è No, no, lui, volevo perché dirlo lui perché chi sa la sapienza? Chi è la era sapienza? nato nel 1923 come la mia mamma, Forse per saranno cui. parenti, ad ogni modo Roberto Ma Conti è Conti è un italiano. nome molto comune, anche il calciatore, no? Ora, non Conte, il calciatore, quello Sì. Conti, della nazionale, si chiamava Conti, per sì, cui. c'è Andrea Conti. Volevo dirlo, Per cui magari. ce n'è, cioè Conti è un nome abbastanza comune. E lui era quello che mi aveva fatto analisi 1, analisi 2, poi avevo fatto due esami per il dottorato, teoria del controllo, era quello che aveva portato la teoria del controllo in Italia. Poi vi dico, e del 85 sono scioccato, in che senso? Cioè, Scioccato sto nome è perché troppo vecchio, cioè. Vabbè, il Fortran 77 del 1977, vabbè. Allora, per cui lui era un super esperto di equazioni differenziali ordinarie. Per cui gli telefono a casa, lui era professore emerito, quindi ancora frequentava il dipartimento, ci diamo appuntamento per il sabato mattina. Ci troviamo in biblioteca, lui vede la mia equazione e dice: sì, dice anche secondo me è un'equazione tipo Bessel, dice però non è proprio di Bessel. Va non al computer a cercare il libro, ma va sul classificatore a schede di carta. Cioè, ma siamo siamo che anno siamo, si del può, quindi 98, 1998. il computer ancora. No, era tutto informatizzato in biblioteca, non è che, però c'era ancora per i vecchi libri, c'era il coso di carta. Lui va a quello di carta. E poi mi sale per le scale perché i libri sono in uno sgabuzzino, ecco, in uno sgabuzzino molto alto, con la scala a chiocciola. Io avevo paura, dico, ora mi cade, sono responsabile della morte, il grande matematico, no? L'archivio è sempre con la Sì. scala. E ritorna con due libri, non questi, perché uno è questo e poi c'è quell'altro più piccolino, uno è per quelle ordinarie e uno è per le derivate parziali. Bellissimo. Polverosi sudici fetidi che secondo me lui si era laureato nel 45, probabilmente l'aveva usato lui l'ultima volta, poi nessuno l'aveva. Esatto, Antonio. E qui ci sono elencate, ora io non so se si vede, apro una pagina a caso, se la potete vedere. Io Se la si vedrò, io a vede. breve la vedrò perché quel libro lo voglio avere tutti i costi. Sì, lo so che tu lo vuoi vedere, lo vedi? Ho visto Vedi? Ricatisce, Riccati, ricatisce. ho visto quello di Riccati, ho visto, eccolo là. Vedi, ci sono in ordine di ordine, ci sono tutte. Scritto tra In l'altro con ordine di ordine le note in ci tedesco, sono addirittura. tutte. In Clamoroso. tedesco è del. Scusa, avevo scritto del 41 e del 43. Ho errato. Vabbè, insomma, Durante la guerra, insomma. in piena guerra, insomma.
Piena guerra. Scherzi, comincia a cercare e si trova la mia. Ora la mia l'ho ritrovata qui sopra, vabbè. La trovo io, la trovo io. No, non ho avuto tempo di andare a cercare l'articolo dove c'era l'equazione e vedere dov'era, perché è tutto un ballato, insomma, è un problema. E quindi la cerca, eh? Non si può, non si può. Titoli, che titoli? Ma se, non si può, ma è titoli Come vuoti, va bene. fatti a Titoli, dire sto vabbè. titolo? Eh? Infatti ho detto, No, questa è la serie, scusa. se qualcuno. Matematica, scusa, dov'è? Ecco, sì. Differenzial Intanto. gleich klungen, Lo studio, lo studio. Lo lusungen studio. meta onden und lusungen. Io buono, ragazzi. Gabriele, io che so cosa che vuoi? lusungen Cosa vuoi dire? con risoluzione. E c'era tutta una pagina in cui spiegava che si doveva fare una sostituzione e poi con questa sostituzione veniva fuori un'equazione non proprio di Bessel, ma no, lì serviva sapere il tedesco perché diceva come fare per fare la sostituzione, per cui bisognava sapere il tedesco. Però questo professore sapeva il tedesco perché aveva scritto dei libri in tedesco. E allora me la tradusse. Io mi appuntai tutto, dopodiché presi queste schifezze, le presi in prestito, feci le fotocopie, le restituì subito, mi feci l'antitetanica, poi andai a rilegarle tutte. L'avrei comprato il libro, ma non esisteva più, ovviamente. Cioè, voglio dire, da 43 al 98, poi ora, figuriamoci. Insomma. E c'era la soluzione. Tra l'altro, io a casa ho un Handbook of Special Functions dove c'è tabulata la funzione phi, quelle delle probabilità, tutte le funzioni di Bessel, eccetera. Sono tutte tabulate, no? Ma quelli ci sono, quei libri ci sono ancora. E l'ho trovata questa, non l'equazione, la funzione, che era soluzione di questa equazione. Allora non mi tornava come mai MATLAB aveva detto non c'era la soluzione. E poi scoprì l'arcano, perché a un certo punto nella risoluzione si divideva per una cosa che poteva annullarsi. Mettiamo per risquadro, ora non mi ricordo per che cosa. E in zero, siccome era detto in quale intervallo la volevo. C'era in questo intervallo, sto punto in cui si annullava, per cui MATLAB vedeva che si divideva per zero e si impiantava, diceva non c'è Non è che soluzione. Mata poteva dire, prof, Capito? se manca Prof, qualcosa. scusa tanto. No, se me l'avesse detto, dice Silvia, scusa, ma devo, a questo punto divido per zero. Mata No, non lo dice questo, non lo non fa. lo dice questo. Allora. Dico, va bene, ora ti frego io, MATLAB. Torno dalla collega, gli dico: senti, al posto di quel coefficiente lì, ci metti H positivo. Perfetto. Tru 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 tru, soluzione. Poi dico: fai il. Ora che. No. Dico: ora fai il limite per H che tende a zero. Patapà, la mia. Dice, lo potevi fare prima? No, perché non sapevo come si risolveva. Se avessi saputo come si risolveva, a parte non avrei usato MATLAB, ma non l'avrei fatto, cioè, non avrei mai fatto una cosa del genere. Ecco. Questo aneddoto io lo raccontavo sempre all'inizio del mio corso, quando facevo fisica matematica. E quindi bisogna stare attenti ai programmi, bisogna stare attenti alle cose. Faccio notare che ci sono delle figure che in questo racconto, come l'appuntamento col tuo prof emerito, che prenderlo e riuscire a ottenerlo per te è stato un gioco da ragazzi, per un'altra persona umana. No, è che lui mi conosceva perché con lui avevo fatto questi esami. Poi era stato anche il controrelatore della mia tesi. Quindi per Quindi. quello lo conoscevo beh, so bene. Una volta detto professore, sono Silvia Totaro, mi ha riconosciuto, insomma, cioè, nel Perché senso. parliamo di grandi parliamo No, questo è un persone. grandissimo, per carità Non di Dio, è che cioè, stiamo parlando di. No, ma questo è uno. senza che tu lo dica, me lo immagino da solo, insomma. No, no, è una cosa che non si deve dire niente, insomma, su di lui. Tra l'altro, lui è quello che ha portato la teoria dei controlli, che è una cosa molto ingegneristica, per primo in Italia.
Spiego brevemente cos'è la teoria dei controlli. Allora, supponiamo che uno abbia una... No, io non so neanche scrivere, io ho fatto il corso Fortran Insomma. a suo tempo e credo di aver fatto il prodotto righe per colonne di due matrici. Beh, neanche quello. Cioè, la risoluzione di equazioni di secondo grado, fece il diagramma di flusso, Ah, però, basta, finito. non è male, insomma, Non farlo. è male, Per no, me non è c'ho male. ancora le si perforava le schede quando c'ero io. C'ho ancora le schede, per ricordo. Allora, dicevo, la teoria del controllo è questa. Supponiamo che uno voglia, cioè abbia l'equazione quella della caduta del grave, che il moto è la traiettoria del proiettile, no? Per cui viene una parabola. Supponiamo che invece che una parabola voglia che venga una circonferenza. Allora, come deve fare? È chiaro che le condizioni iniziali non le può in alcun modo, cioè anche se le cambia non succede niente, perché sempre parabola viene, tra più ti viene la retta verticale, niente. Quindi devi modificare l'equazione. Allora, domanda, che termine devo mettere nell'equazione? Che si chiama controllo, perché la soluzione venga a quello che voglio io. Ecco, questa è la teoria dei controlli. È Fantastico, una cosa ingegneristica molto interessante. Ci sono teoremi molto, molto pratici, cioè molto. E figurati che lui era un analista puro, diciamo, cioè nel senso. Uno proprio che badava al teorico, per quanto si possa, astratto, però era un analista. E si è dedicato nell'ultima parte della sua carriera a teoria dei controlli. Tant'è vero, istituirono la cattedra di teoria dei controlli. Il primo anno io seguì questo esame. Sì, il Fortran si usa ancora, Davide. Si usa ancora. Si quando io usa studiavo, ancora. ricordo che c'erano alcuni corsi che No, no, io. no, si usa ancora, eh. Lo usa per dire mia nipote che lavora in un'industria meccanica qui a Sì. Firenze. Quindi si usa ancora. Io ti ringrazio, Antonio, ma devi sapere una cosa, che io, guarda, C++, lascia perdere quel tasto, perché è una cosa che proprio io, no, io e il C++ siamo due cose. È andato quell'esame, io lo ricordo, però non so come sia. Fatto allora. No, tu pensa, io mi sono laureata senza fare neanche un esame di roba numerica. Ma guarda, io Perché anche se non lo non è nelle fare. mie cose, cioè nel senso dovevo scegliere degli esami, all'epoca era una scelta, scelse altre cose. No, io l'ho fatto, però me lo Ciao, ricordo un esame difficilissimo. La meschina, Fondamenti di Informatica si chiama. l'informatica, immagino. No, ma ai miei tempi l'informatica si chiamava teoria e applicazione delle macchine calcolatrici, una cosa così. Però era per l'indirizzo applicativo, cioè No, no. No, io no, manco io. avevo imparato qualcosina, qualcosa No, avevo io imparato. avevo imparato qualcosina, però non è nelle mie corde, veramente. Cioè, non. Ora è obbligatorio, però ai miei tempi. Matematica era 4 anni, erano 15 esami, 4, 4, 4 e 3. E vi garantisco che erano degli esami che non. Cioè, La parola non si può dire adesso, insomma, non possiamo no, usare si parole. può dire, perché se penso a cosa ho fatto io, analisi 1 con il professor Roberto Conti, guarda, è una cosa che non. Cioè, quando io sono arrivata ai limiti di successioni, è stato un sollievo. Ti sei Capito? asciugata la. Esatto, i limiti sono stati un sollievo. Perché prima c'è stata tutta la costruzione dei numeri reali con le sezioni di Dedekind. C'è stata tutta l'ordine denso e la somma di scelta. Tutti i vari numeri, come si costruivano le radici dei numeri, poi tutta la topologia della retta, aperti, chiusi, connessi, compatti, numerabilità delle cose, cioè una cosa. Quella era diciamo, proprio la Cioè, stessa parola. non si può dire,
No, usate un sinonimo. No, non si può dire, nel senso non trovo la parola. Si fanno nell'esame di algebra queste cose, Ceccolini, però, Gabriele, però, siccome servivano per avere delle basi di insiemistica, diciamo, del pro no, conti. Conti. Questi hanno Conte nella testa proprio. Plurale, Questi hanno Conte nella testa ormai, non se ne sono dimenticati. conti, ma guardate che i compiti del professor Conti erano facili, perché lui aveva questa filosofia. Ai tempi miei non c'erano fotocopie. Lui entrava in aula alle 8:30, entrava in aula, scriveva il testo alla lavagna, e dal momento che entrava in aula, noi avevamo 2 ore di tempo per fare il compito, quindi il compito era facile, Ciao perché lui Giovannino. diceva, ciao Giovannino, perché lui diceva, se uno non sa fare neanche queste cose, vada da un'altra parte, insomma. E, per cui erano facili, non erano difficili. Si facevano bene, mi ricordo il mio esame di analisi 1, fu un par di limiti, una derivabilità, una sintesi, una cosa così. Erano facili, cioè, perché lui aveva tanti studenti, c'era anche. Ma che Pisa! Cazzate, fate cazzare la prossima, ragazzi, non me la prendo. Va delle cose che si sente. Io mi parlo, porca miseria, un c'ho un via davanti, Lena e Pisani, Questa me la fa, queste sono cose, queste sono Pepe, no, di che terribili. miseria. Sono vestita di viola e sto vicino all'Arno e mi sono laureata a Pisa, ma via! Sono laureata a Firenze 2 volte, cioè ho fatto anche il dottorato. Scusi, prof, perdonato. No, e Renzi abita vicino a me. Più Dopo, giovane Renzi, quindi, voglio dire. insomma, stiamo calmi, Siamo anni, eh? Siamo anni. Insomma, dicevo, l'analisi 1 costava di 4 dispense che io ho rilegato in 2 tomi. Ecco, le funzioni sono nel secondo tomo, per intendersi. Quindi, primo tomo, le tutto di queste cose, di topologia, anche proprietà delle funzioni, per esempio, pari, dispari, a variazione limitata, guarda una cosa che. Anche perché ti interrompo un attimo, io credo che l'esame fosse comunque difficile, non tanto per il discorso dello scritto, No, eccetera, no, era anche un orale da sostenere era comunque. l'orale che era. Scusate, devo fare il gesto. Era l'orale. Non era facile uscirne vivi dall'orale a quei No, tempi, no, 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 no. non era Non facile. lo so se erano più difficili. Sicuramente erano più soddisfacenti. Perché ora, e più delle volte, fanno lo scritto, danno il voto e uno piglia lo scritto e rizzati, come si dice dalle mie parti. Invece lì si faceva lo scritto, si faceva l'orale, per cui c'era una certa soddisfazione, insomma. Anche se eravamo tanti, perché eravamo 200-250 iscritti a matematica, perché non c'era informatica. Dopo Natale eravamo già alla metà, perché io ci avevo. Provate voi a convincerlo. Che dobbiamo fare, Fausto? Che dobbiamo fare? Anche mia figlia, Voglio sapere. appunto, ultimamente li fa, ma è fine Ma settimana. io ho avuto il merito di avere una maestra che amava l'aritmetica. Figurati, Ecco. la mia maestra era nata nel 1905, per cui Non quella di mia figlia, si insomma. chiamava Elvira. Non è quella E di gli mia figlia. piaceva l'aritmetica, faceva il suo dovere anche con l'italiano, per carità. Però gli piaceva l'aritmetica, gli piaceva dare dei problemi che erano stimolanti, che risolvevo io e la mia compagna di banco, che poi abbiamo fatto Mia tutte e due figlia è il contrario, matematica. speriamo che non sia la maestra all'ascolto, non credo però. Ma sai, sono cose così, insomma. Comunque, insomma, il mio programma di analisi matematica 1. Dopo le successioni con tutti i teoremi possibili, immaginabili, successioni estratte, contratte, rimesse, cosa
limiti, forme di coscia, cose, la Grolle, Lagrange, la dimostrazione del teorema di Hospital, che è una cosa qui veramente, una cosa Lunga poi, sono varie versioni. lunghissima, quella all'infinito è una cosa tremenda, me la ricordo ancora. Poi c'erano gli integrali, però non come arie, come operazione, come calcolo dei primi fibri, perché come arie si faceva un'analisi 2. E poi c'erano tutte le derivate, tutti i teoremi sulle derivate, che la derivata ha la proprietà di Darboux. Tu lo sapevi, Marcello? Ma da come no? Cioè, Darboux, no. sa una semplice integrale, Darboux, cioè scritto Darboux. No. trasforma intervalli in intervalli da derivata, per cui non può avere salto, cioè ha solo discontinuità, come si dice, di seconda specie, cioè no, non può avere salti. No, Lì bisogna vedere, insomma, come si dice, perché ancora. cioè nel senso, vabbè, se c'è il punto angoloso, non è discontinuità, non c'è la derivata, Certo. quindi la funzione a discontinuità solo che viene più infinito, ma infinito non esiste. Se no, quando c'è, continua. Quando c'è in tutto un intervallo. Avete capito, ragazzi? Quindi Io quella era non un ho esame di analisi. figli di 10 anni, lo Graf, ho solo una nipote che è ingegnera e un Ma nipotino che non sappiamo perché ha 2 anni. mia figlia ha 9. Allora, le mie figlie no, la figlia più piccola ha 9 anni, ma direi un po', però non lo so, ancora è presto, vediamo un po', insomma, non è così. No, Silvia, io potrei fare un video su quel. Se faccio un video sulla mia vita, ci stiamo un'altra ora e 40. Dynasty, facciamo Un Dynasty. Dynasty, è una cosa. Senti, ma fatemi dire una cosa. Ecco, diciamo cose serie, vai. Cosa importante, dovete sapere che sabato prossimo, se i miei calcoli sono giusti, ma dovrebbero essere giusti, sabato prossimo ci sarà l'ultimo video di problemi d'esame della Prof. Silvia. Avete visto che adesso stanno andando dei video terribili? No, ma insomma, anche qua. Tanto, è stato carino Terribili con difficoltà, intendo ovviamente. quello Quindi era un compito d'esame, non mio, è un compito d'esame dei tempi. sabato finirà e a questo punto io chiederei Stavano lì a non far niente, no? la Prof. Silvia, però non ci abbandonerà perché No. qualcosa farà. Beh, io lascio a te, Sì. dici cosa. Allora, ho deciso di fare alcune cose, però non corsi interi perché non ce la farei. Allora, come dice ADC, Alessandro De Concini, ho radunato tutto il materiale, perché io facevo così quando studiavo, eh? Radunavo tutto il materiale e poi mi dividevo giorno per giorno quello che dovevo fare. Quindi il metodo ADC, Sì, ma tu sono me tutte l'hai. cose. Bisogna dire una cosa, che tutto quello che lui ha detto. E sono cose che esistono già, io l'avevo capito da sola. E ho radunato il materiale, allora ho visto quello di cui potevo fare qualcosa. Allora ho deciso di fare, come dice la Spilla, alcune lezioni su meccanica dei continui. Beh, so. Lungi da me fare i tensori, li lascio a Gabriele Di Maggio, perché Sì. io adesso. Non ne No, facciamo i parlare. tensori non ce la fo, Con ci tutto sono rispetto per il cose che linguaggio, però insomma, voglio dire, non ce la. rispetto. No, ma era in senso buono, non in senso cattivo, nel senso non ce la faccio, non, è una cosa che non mi piace, no. Ci sono delle cose che non. Ah, ho visto le lire! Ci sono anche i rubli, Questi sono rubli, questi sono rubli. E questo è un disegnino della mia mamma quando aveva 8 anni. Allora, poi ci sono anche altre cose che però non si vedono, come queste. Non si vede, vabbè. Delle cose bianche, rosse e blu, di cui una è sulla mia lavagna quando faccio lezione, che sono i colori della mia contrada di Siena. Sì, cioè l'ho visto, ora parlare mi pare di no,
Bisogna chiedere permesso ai genitori. Certo, no, ma ho visto che fa una live, ho visto che fa delle live, perché ha compiuto 14 anni ho visto, ho visto che si è un po', posso dire, si è un po' bombardellizzato, perché... Sì, posso dirlo questo, no? No, adesso non mi offende nessuno, però un po' anche lui ha messo, no? Vero? Ho visto... Beh, ma ognuno ha il suo modo. Evidentemente noi siamo due anime lette che si sono trovate, caro Marcello Dario, e la pensiamo più o meno allo stesso modo. E quindi, allora, dicevo, volevo fare delle lezioni di meccanica dei continui, perché mi sembra giusto, insomma, ai miei tempi si faceva una meccanica razionale, quindi... È per quello che lo propongo, perché ho già il materiale. Ho anche mandato, se gli è arrivato a Marcello, elementi di meccanica di continui, ci si prova per la seconda volta. E farò semplicemente cinematica dei continui, l'equazione, il teorema del trasporto, moti stazionari, punto di vista lagrangiano euleriano, che c'entra il calcio, perché è il marcamento a uomo e il marcamento a zona. L'ho anche scritto sui miei appunti, aveva molto successo quando lo insegnavo così. I moti solenoidali, forze di massa, forze di superficie, gli sforzi, elementi di fluidodinamica, il teorema di Bernoulli il teorema delle tre quote, quello si fa anche a fisica a volte. Beh, insomma, ragazzi, qua c'è il teorema di Thomson, e poi siccome l'ingegnere voleva che io facessi equazione differenziale e derivate parziali. Non dire queste cose che poi dopo si no, dire. No, allora, però io sull'equazione di continuità lo posso fare. Sull'altra avrei dovuto rimettermi a studiare, perché non avevo il materiale pronto. E allora, onestamente, non... grazie. È fiorentino, non è toscano. Fiorentino Verace di Sanfrediano, e mi sto sforzando. Qua avete anche parlato di Pisani, ma ragazzi, ma qua... No, Pisani, meglio un morto in casa e un Pisano a luce. Allora... Allora, questo finisce qui, è integrazione dell'equazione di continuità, che è un'equazione del primo ordine alle derivate parziali. Questa è una cosa che si esaurisce, ho già scritto i miei appuntini a mano, saranno un quarto di quelli che ho scritto per meccanica razionale. Comunque tutto quanto lo troverete poi con il tempo sempre sul sito. Sì, devo trovare disponibilità del mio operatore, perché il mio operatore, ora che è bel tempo, porta in giro il nipotino di 2 anni. E quindi... Giustamente, però. Giustamente, insomma. Giustamente. Mi sembra anche giusto, insomma, che l'operatore qui poi... L'operatore è affitto. Seriamente non te lo so dire, Davide. Perché non ho, sto parlando seriamente, sì, no, certo. non ho notizie recenti. L'Università di Pisa era una buona università, però non so adesso che fine abbia fatto. L'Università di Firenze pure. Se mi si dice la normale di Pisa, allora è un'altra cosa. Però la normale di Pisa si affianca all'Università di Pisa, cioè uno deve seguire i corsi dell'Università di Pisa, poi anche dei corsi della normale. Quindi è un'altra cosa. La normale di Pisa è un sogno. Io quando ci andai la prima volta credevo di... Cioè io la prima volta che ci andai, sarà stato 40 anni fa, non mi ricordo. C'erano le aule che si potevano dividere, le pareti insonorizzate. Io mi ricordavo l'aula mia, che c'era spazzatura ovunque, cioè guarda veramente una cosa tremenda, cioè veramente. Allora, la prossima settimana, se ce la faccio e trovo l'operatore. Diciamo, guardo di avvantaggiarmi un po'. Diciamo che se c'è il tecnico, insomma, l'operatore,
Cioè, diciamo che lunedì dell'altra sono potrebbe... lezioni un po' teoriche, diciamo, perché esercizi a parte l'integrazione dell'equazione di continuità non è che ci siamo. Poi, per concludere, io mi faccio una domanda a questo punto, ma il buon Giuseppe Orlandi, no? Giuseppe, ma dove caspita sei finito? Ma come? Stiamo parlando di equazione, se te ne vai così. No, ma Gliato ci ha detto all'inizio. Poi, perché non è finito, perché Marcello sa, non lo sa, che difficilmente ci si libera di me. Allora, poi avevo pensato di fare altre cose, perché se no uno... Allora, avevo pensato di fare lo studio delle equazioni e come si ricavano, le equazioni cosiddette della, ci sono della fisica matematica, cioè l'equazione del calore, che poi l'equazione del calore è il modello di un sacco di cose, perché tutte le volte si diffonde qualcosa, anche le malattie, se si vuol fare un modello alle derivate parziali, si mette un'equazione tipo del calore. E ci sono tantissime soluzioni, cioè ci sono tantissime cose da dire, al di là delle basi analitiche, che non ci voglio entrare, perché se no dovrei fare un corso, ancora un corso, e non è il caso. Poi vorrei fare l'equazione delle corde vibranti, cioè l'equazione delle onde e problemi collegati. E poi le funzioni armoniche, cioè l'equazione di vibrazione delle membrane, e poi le funzioni cilindriche, che hanno come soluzione le funzioni di Bessel. E poi ci avrei anche complementi sulle equazioni differenziali, cioè come si può trovare delle soluzioni particolari, come si possono risolvere i problemi al contorno, il pezzo forte? Problemi di Green, che è funzione di Green? No. C'è un pezzo forte. Funzione speciale, funzione di base, l'ho detto. No, c'è un altro, tu mi hai scritto un altro, questa non la conosco. C'è un sì, scusa, te l'ho scritto dopo, sì. Lo tsunami. Perché gli scrissi la funzione di Korteg, l'equazione di Korteg-De Vries, dico, tu direi che non è De Vries. Perché è un'equazione del terzo ordine, equazione derivate parziali del terzo ordine, non del secondo. È l'equazione del solitone, cioè di un'onda da sola, lo tsunami. Ecco. Ora, io ci ho fatto una tesi su questa roba, volevo solo semplicemente introdurre l'equazione, dire com'è e come si trovano le soluzioni, basta. Se cercate equazione di Korteg-De Vries, non trovate niente. C'è una bellissima cosa, perché la prima volta che fu scoperta questa, diciamo, il generarsi di un'onda anomala fu nel 1856, una data così, no, 96, non mi ricordo, una data così, insomma, seconda metà dell'Ottocento, che stavano dragando un canale per fare una diga, una cosa così. E si generò quest'onda anomala, cioè trasportando la terra partì un'onda, e c'è un brano famoso che mi ricordo, un grande che io ho citato tante volte, Carlo Cercignani, leggeva in inglese e poi in italiano di questo che a cavallo si era messo a seguire il solitone, no, per vedere dove andava questa onda, no, solitone nel senso era un'unica onda che andava altissima, che andava a grande velocità, per cui la seguiva a cavallo galoppando, finché non si acquietò. E hanno fatto, per il centenario, hanno fatto la ricostruzione in Scozia. Ci sono questi, coi baffi, con gli elmi, che hanno fatto la ricostruzione. È molto carina, la vide la mia laureanda, che si laureò con questa... con una tesi sui solitoni. Ci sono delle cose... Cose turche. Sì. Quando ero in sessione di laurea, in genere
ho quasi sempre fatto il presidente della commissione, cioè ero quella che diceva, visti i risultati del suo esame, la carriera accademica pregressa, la nominiamo in nome della legge, dottore Grosso, di matematica. un pezzo grosso, direi, un pezzo grosso. Pezzo grosso, io no, era semplicemente Io dico di sì. l'imbecille di turno, il bizzarro di turno, Io dico di sì. perché stare lì voleva dire assorbirsi tutte le lauree, mentre chi era solo in commissione. Giuseppe, queste cose, Ecco, e mi ha fatto in lingua italiana. Ma ce n'è tante le equazioni differenziali, Giuseppe, lo so, lo mentre so. invito Matteo Marcello, che saluto, a non essere troppo duro né con Conte né Di con Renzi. rifli di sangue. No, no, perché sopra lui la sta buttando in politica, non la buttiamo in politica, No, no, ce no, no, no. l'aveva con Renzi. Allora, perché non fai un po' di recensione di libri? Allora, io per mestiere l'ho fatta, ma di matematica però. Perché devi sapere che noi matematici siamo poveri, no? Spero non di spirito, di soldi sì. Allora, esistono un paio di riviste di recensioni sugli articoli, perché così se uno comincia a occuparsi di un certo argomento può vedere se è già stato pubblicato o no. Allora, queste recensioni vengono fatte gratuitamente da quelli del settore. Il pagamento in cosa consiste? Che ogni 10 recensioni ti mandano un libro e te lo lasciano. Questo è il pagamento. Beh, però è una buona cosa. Beh, insomma, No, beh, è una buona cosa perché uno si tiene al corrente, capito? E uno si tiene al corrente, legge cosa hanno scritto sul suo argomento, c'hanno tutti la classificazione, io c'avevo il... Non l'ho dopo. letto, Davide, non l'ho letto, però io trovo poco educato insultare le persone. Se Certo. poi ti pigliano 5 minuti, lo so, è umano. Come dicevo sempre ai miei studenti, ci vorrebbe un computer invece del professore. Però al computer voi non potete dire professore, io l'avevo scritto in brutta copia. E il professore va lì a vedere la brutta copia. Ecco. Quindi io, e può darsi che il professore gli girino. Io per passione, Matteo Marcello. Ti dico la... Io per passione. questa è una Matteo Marcello che dopo un po' di insulti a Renzi e a Salvini, la domanda l'ha fatta, una bella domanda. Passione. Devi sapere che io ho cominciato a leggere sulla settimana enigmistica, perché mio padre era un appassionato enigmista, faceva i rebus, e me l'ha insegnato anche a me. E io annerivo gli spazi, insomma, leggevo le vignette, queste cose qui, ho imparato a leggere lì sopra. E mi piacevano molto i numeri, tant'è vero che avevo le letterine e i numerini non di plastica, perché non c'era. Per scrivere le parole preferivo quelle dei numeri. E mio nonno, che era nato nel 1894, mi insegnava sulla lavagnetta che a me piaceva tanto. C'avevo una lavagnetta in cucina dove segnava cosa comprare, no? La spesa. Mi insegnava le addizioni col riporto. E poi anche mio nonno, Cosimo si chiamava, il marito di quella che si chiamava Silvia come me. E ci si divertiva lui e io anch'io. E mi è sempre piaciuta. Ho fatto una cosa sola fuori dagli schemi, cioè finita la terza media, mi sono iscritta al liceo classico. Però l'ho fatto a ragion veduta, perché ai miei tempi, e l'ho scritto nella prima lettera che scrissi a Marcello, ai miei tempi solo dal liceo classico si poteva accedere senza esami a tutte le facoltà. E allora, siccome alle medie a me mi era piaciuto molto il latino, e ai miei tempi si faceva latino in seconda, obbligatorio per tutti, e in terza a scelta, e io naturalmente l'ho scelto. Per fare il liceo classico bisognava aver fatto l'esame di latino. Uno poteva anche fare il corso e non fare l'esame,
Ai miei tempi si faceva gli esami per ogni materia, quindi Sì. era così. E mi iscrisse al liceo classico, con mio padre che diceva: "Ma c'è anche il greco!" E io dicevo: "Bene, così lo imparo!" Diciamo che erano i tempi, credo, pre-68, no? Erano... Pre-68! No, allora ho fatto l'esame di terza media nel 68 e mi sono iscritta al liceo nel 68-69. Nel 69 fecero la riforma dell'esame, quello con i voti sessantesimi. Ma quando mi sono iscritta anch'io c'era l'esame vecchia maniera con tutti gli esami, tutte le materie, eccetera. E siccome mi aveva appassionato sto latino, dissi: "No, lo voglio fare perché mi interessa." Poi ci fu una cosa che fece pendere la bilancia dalla parte del liceo classico: non c'era disegno. Io non ho pazienza e detesto disegnare. Anche io, però, nonostante questo. Sì. Ma tu sei ingegnere, ho una madre che a 7 anni faceva queste cose qui. Che roba. E sarà per il confronto con lei, non lo so. Insomma, fatto sta che io non sopportavo disegnare. Forse fosse stato disegno tecnico, forse, ma il disegno a mano libera proprio, guarda, non ce la Non ci faccio. siamo proprio. Non ce la faccio. E quindi dice: "Non c'è disegno." Benissimo. Sì, Giulio lo conosco, Conosce? E chi non lo conosce lì? Va. Giulio, no, lui che lo conosco personalmente, lo conosco. L'ho visto il video con Ingegneria del Suicidio Siamo stati insieme anche a insieme, Bologna. quindi ti volevo dire che lo L'ho conosco. visto. Comunque, la mia risposta breve è che io invece l'ho scelta in ingegneria perché mio papà è un ingegnere e quindi non l'ho scelta boh, per passione. E in realtà poi dopo tante cose sono un po' cambiate nella mia idea, però io non come la prof Silvia, non ho scelto proprio ingegneria per passione, ecco, perché a quel tempo avevo altre passioni. Io ero più verso la storia e verso l'italiano come Ecco, passione. avendo fatto giustamente il liceo scientifico, invece io avendo fatto il liceo classico, Se devo dire, non posso dire bugie. aspetta, ma la cosa più bella è stata che noi facevamo, ora credo sia cambiato, facevamo il fisica a partire dalla seconda liceo, che sarebbe la quarta classe, perché si cominciava con quarta ginnasio, quinta ginnasio. Poi ci sarebbe dovuto essere l'esame e prima, seconda e terza liceo. Allora, il quarto anno, diciamo, via, si faceva fisica e io a fisica non ci capivo la cosiddetta mazza. Nonostante questo, siccome ero brava a matematica e sapevo girare le formule, cioè data lo spazio uguale velocità per tempo, velocità uguale spazio fratto tempo, eccetera, eccetera, la mia insegnante mi dava 9, mentre in matematica si è permessa di darmi anche 7, perché una volta gli sbagliai non so cosa che veramente mi fece imbestialire, perché voleva dire che non aveva capito che cosa io capivo, capito? Non per il voto in sé. Dico, questa non ha capito. A differenza dell'insegnante che ho avuto al ginnasio, che invece quella ci capiva. Nonostante che insegnasse monomi, polinomi, teorema di Ruffini, senti, ci insegnava teorema diretto, teorema inverso, contronominale di un teorema, queste cose qui. Riusciva a insegnarcele. Quindi per me. Anche lei è morta, poverina. Ma sono morti tutti. Non sembra perché sono giovane e bella, e sembro giovane e bella, ma ho 67 anni, quindi. E quindi. Insomma, C'è chi ha niente. la mia età è già in ospizio, eh. Beh, però non... E quindi lei sì, lei è quella del ginnasio. Invece quella del liceo, secondo me. Dette 9 in fisica, 8 in matematica. Io dissi: "Professoressa, io faccio matematica, la fisica non fa per me." E infatti Già, però è così, perché poi è stato così. era così, cioè non mi piace, cioè capivo che mi mancava qualcosa. E cos'era il qualcosa? Era la matematica, è ovvio, perché io tante cose non le capivo, capito? In fisica mi arrangiavo, ma non le capivo.
E quindi non, per esempio, una cosa che non capivo è come mai ci fosse l'accelerazione nel moto circolare uniforme. Dico, ma se la velocità è costante, perché c'è l'accelerazione? Vabbè, ma uno non ha fatto i limiti, non ha fatto niente, non sa cos'è un vettore, come fa? Eh sì, ma anche il legge scientifico oggi trova una difficoltà anche perché la fisica viene Ma fatta. se fanno anche la teoria della relatività in inglese? C'è una mia laureata che stava diventando pazza 2 anni fa, che doveva insegnare in inglese. Diceva, ma professoressa, non so come fare. E io gli dissi, prenditi le mie dispense e insegna con quelle. Per cui, vabbè. Allora, io, no, io facevo le dimostrazioni al liceo classico. Facevano al E tempo, la sì. Sì, professoressa me le correggeva, eh. E mi correggeva l'italiano, eh? io ho un papà Piccole dimostrazioni, un po' più giovane non è che di te, di 2 o 3 anni, mio di padre. giovane di me. No, lo so quante età ha tuo padre, me l'hai detto, No, però è ma più non giovane. lo dico. Vabbè, mio padre è 47, mio padre. Anche la tua mamma. Sì, le dimostrazioni si facevano al classico al tempo, si facevano, è vero, è vero. Si facevano piccole dimostrazioni, mica nulla di che. Come esercizi proprio, eh? Tipo che ne so, dimostrare che due triangoli che hanno uguale, che ne so, un angolo, un lato e l'altezza sono uguali. Ecco, Sì, una cosa dimostrazione di così, geometria razionale, sì, credo che facevo. torni. Cose piccole, piccole. L'analisi complessa, rispondo una volta per tutte a Giuseppe Orlandi. Giuseppe, È complicato trovarla perché, posso dirti una cosa? anche se si chiama analisi, la studiano i geometri. Porcaccia della miseriaccia. Posso dirti una cosa? Giuseppe, È No, fissato Giuseppe, con. è come quello che io vado alla supermercato, io voglio mangiarmi la pizza, mi mangio la pizza, poi dopo, quando arriva il dolce, lui è così, non si accontenta mai, è No, incontentato. te lo dico subito, l'analisi complessa per lo più viene studiata dai geometri, cioè non geometri quelli che fanno le planimetrie catastali, quelli che si occupano di geometria, non dagli analisti. Per cui, in genere, poi Poi è molto, sono raggruppamenti molto che sono vasta, la poco. materia vasta, vastissima, molto vasta Ma come materia. certo, ma per carità. Per cui è difficile trovare sia un corso di analisi complessa, in genere si fa metodi matematici per l'ingegneria, per esempio mio marito l'ha fatto così, io non l'ho mai fatta, l'ho Io l'ho fatta una studiata per parte, conto io mio. l'ho fatta divisa, la fa, a me me la facevano fare divisa. Sì, certo, perché non c'è la materia, proprio per questa interdisciplinarietà della cosa. Ed è difficile trovare un corso che si chiama, anche a matematica, che si chiami analisi complessa tout court. Quindi è difficile, proprio sia perché la persona competente ha altre cose da fare, sia perché è difficile trovarla. È proprio Giuseppe, così, insomma. lo troviamo prima o poi, non ti preoccupare, stai No, per buono. carità si trova. No, però ti sto dicendo, guarda, per assurdo è più facile trovare un meccanico razionale che se andrari, eh? Se andrari, merce rara. Tu pensa che la prima borsa di studio che ho preso, di analisi ce n'era 25, di fisica matematica ce n'era 8. Pensa un po', eh? Arrivai quinta. Non arrivai prima, arrivai quinta. Però arrivai. Per cui? No, vabbè, insomma. Questa è Lo classifica. dicevo sempre a quello che mi aveva dato la borsa di studio, è colpa tua, che era Carlo Cercignani, grande, grande uomo. Poverino, è morto di SLA. Sì. Io dicevo sempre, è colpa tua, perché tu mi hai dato la prima borsa di studio, se non me la davi. Lasciate al lettore, che ne pensate? Ecco, le dimostrazioni lasciate al lettore sono dimostrazioni di due tipi, o molto lunghe, per cui non c'è proprio lo spazio tipografico per permetterle, Confermo, vero. perché più delle volte sono così, eh? Sono così. A volte A volte complicate, ma non
detto, No, a non è volte però detto. le danno forse un po' visto che similari le hanno Sono fatte prima. similari ad altre, sono similari ad altre, però non sono quasi mai banali. No, beh. Però, no, nel senso, non sono banali, cioè, non so come dire, dice, guarda, dice, questo vale per i triangoli qualunque, fatevi caso particolare dei triangoli isosceli. Ecco, no, non è così. Però, non sono quasi mai banali, però a volte non ci sono per motivi proprio di spazio. Eh sì, Lo bisogna so averlo. perché ho avuto esperienza diretta di questa cosa, insomma. Bisogna Ecco. avere pazienza con le dimostrazioni, ragazzi, bisogna avere Io, pazienza. per esempio, sono una che scrive quasi tutto e mi dà molto fastidio la notazione con gli indici ripetuti. Ecco. Cioè, nel senso, io lo scrivo V con 1 e con 1 più V con 2 e con 2 più V con 3 e con 3. Lo scrivo per esteso, perché se no non mi ci raccapezzo. Sì, no, Quindi difficilmente troverete le notazioni, come si dice all'Einstein, come si chiama? Quelle che se uno scrive V e I vuol dire che si somma sugli indici ripetuti. Ecco, difficilmente, perché mi imbroglio io e allora preferisco scriverla, però viene lunga, in un libro non lo potrei fare. Ci sì. sono tante cose, per esempio, che ho fatto nel corso che in un libro non le potrei fare. Davvero, Attenzione. Trovate gli appunti della prof Silvia nel sito, mi raccomando, nel sito Le www. notazioni di Einstein le odio, anch'io, non... però a volte vanno scritte in quel modo perché veramente non c'è spazio. Sul frusale è scritto così, sì, lo so, ma col frusale ci ho passato l'altro giorno che volevo i suoi appunti di meccanica dei continui dove non ci capivo niente. Ecco perché non le piace. Ma è una cosa mia personale, cioè è una cosa mia personale. No, probabilità non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Qual è? Prima di Mi sente brutto. salutarti, diamo No, una bella. no, no, più brutto. Allora, tutti gli esami che ho fatto mi sono piaciuti. Cioè, nel senso che, vabbè, però le cose che non sopportavo erano gli esami di geometria. Geometria 1, geometria 2, geometria 3. Geometria 1 perché per la prima volta senti parlare di quelle cose strane, degli spazi vettoriali, delle matrici, che diventi matto. Poi a matematica non è come a ingegneria, È molto più vorrei difficile, molto più difficile, puntualizzare. molto più difficile. Sì. Esatto. Ci avevo capito, diciamo, il giusto, va. Infatti ci ho preso 28, non ci ho preso 30. Geometria 2, topologia generale. Peggio che andare di notte. Ci vuole la lanterna di Diogene per cercare, Oggi. non l'uomo, ma per cercare non so che cosa. Perché non si vede niente, non si capisce niente. Insomma, io non Gli capivo niente. esami di geometria, diciamo, non ha risposta. La geometria 3, la topologia algebrica. Forse il più brutto di tutti. Io ti dico la mia. Allora, sono d'accordo con Giuseppe Orlandi. A me analisi numerica è piaciuta tantissimo, io andavo bravissimo. Per me, posso dirlo adesso, tanti posso dire l'esame per me, fondamenti in informatica. Assoluto, che non mi è piaciuto per Ma niente. io ho fatto degli esami anche bei, cioè, A poi me non è piaciuto, quelli del dottorato me li sono scelti, per cui mi sono piaciuti. Tra l'altro, pur essendo io una molto applicata, mi piaceva tanto la logica e l'algebra astratta, mi piacevano tanto. Probabilità, grazie a Dio, non era obbligatorio e l'ho evitato come la peste. Non ci capisco nulla in probabilità. L'ho anche dovuta insegnare, mi sono studiata anche la statistica, ma no, non è una questione pelle, sì. di feeling, capito? È una questione di... No, non è che sia brutta, non sto dicendo è brutta, non rientra nelle mie corde. È come per esempio la biologia a scuola, a me io la sopportavo. È una cosa mia personale, cioè non anche l'italiano, per esempio, la letteratura italiana, non è che proprio mi facesse impazzire.
Ma devi considerare che al liceo classico ti sciroppi tutti i sonetti del Tasso, insomma, ecco tutti i sonetti del Tasso, proprio Non uguale. so. Cioè, tutta la Divina Commedia va bene, ma tutti i sonetti del Tasso, no. Tutta la Divina Commedia va bene, ne vado fiera, sono contenta, ma tutti i sonetti del Tasso, E no. Ospite anche i fisso. Promessi Sposi del Manzoni non è che siano molto. Tutti, sì. Comunque no, Letti, se li rileggi ora, dici che bello, dici che bello, sì. Se li Dici come rileggi si. ora sono molto belli. Beh, sì. Sono molto belli. Quando te li fanno leggere è un po' esagerato, insomma, non ne puoi più. Perché io ho cominciato dalle elementari, poi le medie. Poi in quinta ginnasio era l'opera da leggere in classe. Tutti, tutti. Come l'Eneide in quarta ginnasio, tutti. Madonna! Mentre in prima l'inferno, in seconda il purgatorio, in terza il paradiso. Fa un po' bene. Che ne dite, Quindi, ragazzi? Avete visto? che ne Non dicono più niente, non dicono. dite? Eh? Non Ragazzi, dicono più niente. mi raccomando, seguite i video della professoressa, ricordatevi il sito, lo ricordo ancora perché qui, non so per quale motivo, molti www.inceroni.it trovate la sezione dedicata alla professoressa. Trovate Scusa, tutto. ma non si sono collegati adesso? Cioè, no, non ho capito, come hanno fatto a collegarsi? Beh, probabilmente loro, Ah. molti con YouTube, probabilmente, loro vedono probabilmente. Un consiglio di vita per i giovincelli in ascolto. Ma che consiglio di vita? Ma che questi giovincelli qui, altro che consiglio. Cercate di essere fedeli ai vostri principi, a quello che vi hanno insegnato i vostri genitori, I vostri che sono valori, quelli esatto. Beh, questo è un che sono le cose. Se ve l'hanno insegnato, io lo spero, insomma, in genere i genitori sono quelli che vi conoscono meglio e che sanno qual è il vostro bene e che cercano di insegnarvi le cose più importanti della vita. questo è un consiglio proprio che io sottoscrivo perché è così che bisogna, Io che è così. penso questo, poi purtroppo io figli non ne ho avuti, quindi non lo so, però I valori e i principi sono la prima cosa, ragazzi, ricordatevelo io penso che i sempre. genitori debbano fare questo, ecco. Ma poi per me sono la prima cosa, no? Per me sono la prima cosa. Rimango anche povero, va bene così, rimango con No, questi principi. ma quello non c'entra, cioè nel senso uno deve imparare a essere una brava persona, ecco, Ecco, sì, questo a dovrebbe. avere un determinato tipo di educazione, avere dei valori che poi sono sempre quelli, cioè gira e volta tu puoi essere. Come diceva Benigni, ma se io muoio e al di là mi trovo Manitou, che gli dico? Che ho letto Tex Willer, ma vedrai. Non so se l'ha mai visto tutto Benigni, è in un film di Benigni. Sì, no, 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 questa cosa qua non mi Questo diceva, se viene. trovo Manitou, che gli dico? Che ho letto Tex Willer, andrà bene, no? Va bene, ragazzi. È stata una bella live, però questa è molto apprezzata, devo dire. Grazie, grazie. Ho acceso tutte le luci così mi si vedeva. E tu, anche perché tu adesso tra poco devi, immagino, debba andare, Sì, perché ora sì, tra poco devo andare. io lo so, quindi so benissimo, mi Io lo ricordo. so, no, ma ancora ho un po' di tempo. Come funziona la carriera da professore ordinario? Ariosto, ecco, Lui grande Ariosto. lo sa. Lui lo sa. Lo Tosta, eh. dico brevemente, proprio brevemente. Allora, come funziona? Vi dico come funziona adesso, perché io ho fatto una cosa simile, ma non come adesso. Perché. Allora, bisogna aver fatto il dottorato, che sono dopo la laurea, quindi dopo i 5 anni, dopo la triennale, dopo la magistrale, uno fa 3 anni di dottorato circa. Il dottorato è a numero chiuso, per cui si deve fare un concorso per entrare. Ora è un po' più facile perché, insomma, è un po' più facile. Vi pagano poco, però vi pagano per studiare. Credo sia sugli 800 euro, 800.000 euro. Ora non mi ricordo, ma so. Posso, ti Però se interrompo andate a un letto. attimo, per soldi queste cose non le fate No, perché non è inutile. no, 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 no. Però se andate all'estero vi raddoppiano la borsa. Quindi Ecco. se andate, però intanto non vi basta, per cui.
Cioè, se andate, che ne so, in Francia, invece di 800 euro ve ne danno 1.600, però non so se vi basterà in Francia. Insomma, vabbè, comunque. Dopo il dottorato dovete riuscire a ottenere o un assegno di ricerca o un contratto di tipo A. Allora, per la matematica è molto difficile, perché la matematica difficilmente viene finanziata da enti che non siano il ministero, l'università, eccetera. Perché tutti, 1.200, ecco, io non sono aggiornata perché non ho più dottorandi, quindi ho avuto dei dottorandi, ma non lo sapevo. Allora, dopo di questo dovete avere o un assegno di ricerca, che più o meno le lire sono, insomma, i soldi sono gli stessi. L'assegno di ricerca dura, ai miei tempi durava 4 anni, ora non credo due, però non lo so. Credo due, poi può essere rinnovato, ma è sempre una questione di soldi, cioè se hanno i soldi per pagarvi vi prendono, se no no. Il problema è che i matematici non hanno soldi. Sono pochi, Non madame. hanno soldi, capito? Perché nessuno, cioè nessuna industria finanzia i matematici, e questo è il fatto. E quindi, perché è la ricerca cosiddetta di base, quindi non ci costruisci lo spazzolino da dente elettrico, insomma, ecco. Poi magari ce lo costruisci anche. Forse si sono dimenticati che un genio come Alan Turing, che era un logico puro, gli ha decodificato il codice Enigma e hanno vinto pure la guerra. Però se lo sono dimenticato e l'hanno fatto anche morire male. Ma questo, chiudiamo la questione. Comunque, un assegno o un contratto. O anche un assegno o un contratto. Dopo che sei arrivato a un contratto biennale di tipo A, e ripeto, A in linguaggio dei segni, Ah, A, 2 anni dura, te lo rinnovano sempre se hanno soldi. Dopo 2 anni, 2 volte di contratto di tipo A, che sei già arrivato a quanti anni? Dunque sono 22, se va tutto bene, 22, 22, no? La triennale, più 2, 24, più 3, 27, più 2, 29, più 2, 31, più 4, 35, ti fanno un contratto di tipo B. Allora, nel contratto di tipo B, ok, benissimo, di tipo B, allora questo è un contratto buono perché se mentre uno ha un contratto di tipo B, vince un concorso per professore, rimane contrattista finché non lo prendono. Ecco. Quindi questo è quasi un posto fisso, diciamo. Però devono trovare i soldi per prenderlo. Perché ora funziona così: si fa il concorso per diventare professori, che Marcello sa come funziona, l'ho inondato di mail, sa come funziona. E per ora è nazionale, per cui uno consegue le idoneità, fanno un listone di quelli che sono idonei a diventare professori per un certo settore, e poi dopo le università che hanno bisogno, se hanno soldi, Marcello sta andando in catalessi, attingono. No, sto ascoltando. Capì? C'è Attingono. una morale che non conviene, insomma, non è che. Ecco, dopo che uno è riuscito, non è finita, perché una volta presa l'idoneità, se l'università ha soldi per prenderti, ti deve fare un altro concorso. È il famoso concorso di Conte. Conte fu accusato di aver fatto un concorso a Roma, perché per trasferirsi a Roma doveva fare sto coso. Probabilmente aveva fatto domanda prima di diventare presidente del Consiglio, non E lo so. dico che con il senno di poi non avevo i soldi, no, è quello No, che. no, 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 semplicemente probabilmente aveva fatto, perché anche per trasferirsi funziona così. Certo. L'università deve avere i soldi e bandisce un nuovo concorso. Tu che hai un coso, un'idoneità, fai domanda e quindi ti prendono. A quel punto hai il posto sospirato. Se ce l'hai nella tua città, bene. Se no, se come me hai girato tutta l'Italia e poi sei finita a Siena, va bene, uguale, perché 65 km non sono tanti,
però poi vai in pensione prima del tempo perché non le puoi più. E poi No, più. io credo che si debba avere una grande passione in quello che si deve fare, Sì, perché se certo, passione ci vuole. Quindi questo è come funziona ora. Come funzionava prima, c'era uno step intermedio perché era il posto da ricercatore, uno faceva il concorso per ricercatore, era di ruolo, capito? Quindi era di ruolo prima. Però. chiuderei con questa frase di Giuseppe, che con questa Giuseppe qua chiudiamo. Giuseppe, ma dai, Mi rispondo come un burocrate, sono altri capitoli di spesa, Giuseppe. Sono altri capitoli di spesa. sì. Insomma, ci vuole grande passione, però Ci per chi vuole grande vuole. passione. Io sono stata precaria per 7 anni e mi è andata bene. Sì, Mi è infatti andata bene. deve andarti anche bene, insomma, sì, non è una cosa. No, solo 7 anni è buono, insomma. Oggi in Italia non è, certamente non è come prospettiva, si rischia, Se insomma, non è. vai all'estero hai più possibilità, però poi questo non ti pesa niente per l'Italia, capito? Certo. Cioè, non è che arrivi in Italia e ti mettono il tappetino rosso, no, assolutamente. Ragazzi, Allora, vi aspetto per la prima lezione sulla definizione di mezzo continuo. Spero di riuscire a acchiappare al lazzo il mio operatore e per il resto vi auguro tutto quello che di buono si può augurare. l'abbiamo detto 4 volte, il tuo operatore sta dicendo e basta. Quando l'operatore è uscito è andato in garage perché sabato c'è la giornata libera e quindi è andato a montare e smontare le moto. No? Perché ha Quindi le moto più vecchie di me, quindi. qual La è? Dai, dici. pensione, l'MIT È di mai tu? Boston? Non lo Sì. so, non lo so, non ho idea. Dove ci sono Mantovani. tutti gli indiani e cinesi? Perché gli americani notoriamente. Beh, la Sapienza non è male. Allora, se si parla di eccellenza, il Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano non Senza dubbio. hanno nulla da invidiare a nessuno, ma anche il Politecnico di Bari, eh? Cioè. Sì. I politecnici in generale non hanno nulla da Assolutamente. invidiare a nessuno. Io ora, per mia esperienza, conosco bene il Politecnico di Torino perché avevo dei rapporti di lavoro, che è un sogno. Il Politecnico di Torino Assolutamente. Beh, è un sono sogno. per me sono delle L'università eccellenze. realtà è un Sono sogno. grandi eccellenze, sì. Sono eccellenze, veramente. Per Giuseppe, cui. io non te lo pubblico questo tuo commento, e non solo, se continuo a scrivere. Io sono Giuseppe, vestita di viola! Sono vestita di viola per tirarmi un po' su, che siamo 15, 16, io ti 17. blocco, Giuseppe, Non quindi ti no. dico niente, Marcello, non ti dico Io ti niente. blocco, Giuseppe, ti blocco immediatamente. Non Ragazzi, ti stato. dico niente, Marcello, perché lo sai, quindi Non niente. devi dire niente, insomma. Va bene, quindi ti ammorberò con le mie mail. Va bene. Allora, c'ho una copisteria qui vicina, però causa Covid. Apri a giorni alterni, se no te l'avevo già mandato il libro. Comunque, diciamo che sta settimana ancora ci sono i video della Sì, Profco. vedrò di fare qualcosa. Se trovo qualche altro esercizio, magari a tempo perso di meccanica razionale, lo mando. Ad ogni Perché modo, quelli diciamo erano che quelli che avevo già scritto, capito? Che ce l'avevo già. Quindi l'ultimo video vabbè. al momento è quello che ci sarà Sul tra una quadrato, settimana. sì, ma mica c'è cioè, il quadrato col buco, me lo ricordo. E quindi sì, una lamina. Inoltre, quello l'ho inventato io. È una lamina quadrata che ruota, sarà Con, l'ultimo. che ruota con un foro. Sì. Avete scoperto quali ho fatto? Matteo Marcello, ma per piacere, io non lo so, Ma via! Marcello è terribile, questo è terribile. Via! E tu mi sembri, io insegnavo, gli ingegneri sono di San Frediano, ma proprio, No, ma poi. via! No, ma Non poi. mi scandalizzo perché qui ne sento di tutti i colori, Ragazzi, state calmi, state buoni. Tra una settimana vedremo poi cosa ci sarà. bene. Grazie, prof. Veramente è stato un piacere, ma tanto ci siamo ogni sabato, quindi Sì, ma tranquillamente. tanto ci sono, ci sono, ci Poi sono. tornerai nei prossimi torni. Avete visto? Perfetto, Ho acceso tutte le luci, mi si vede questa volta, perché mi aveva no, detto c'era poca luce. perfetto. Arrivederci a Ok, tutti.
Arrivederci, vi saluto tanto. Buon Bacio. sabato. Buon sabato. E buon sabato a tutti. Ciao, ciao ragazzi.